Buongiorno ragazzi, grazie. Grazie per tutte le iscrizioni che avete fatto. È vero che anche la live da Bergamo mi ha aiutato, non sono un ipocrita. Siamo a 9.000. Il merito non è solo mio, ragazzi. Io non sono solo in questo canale. Il merito è anche dei ragazzi, di Effenberg, di Alessandro, G, dell'avvocato Pierre, ma anche dell'avvocato Michele Lafrancesca, che anche lui ha partecipato a tanti studi su questo canale. Gli va riconosciuto, è giusto dire quello che è giusto, cioè è inutile fare gli ipocriti. Quindi a un nostro amico che non c'è più, purtroppo, il merito è di tutti. Vi ringrazio perché comunque questo è un canale che ha dimostrato con i numeri, perché poi te puoi avere tutti gli iscritti che ti pare, poi come l'altra sera vedo live con gente che ha 15.000 iscritti con 20 persone, 30. Questo è un canale, fa live con 1.000 persone, 800 quando va male. Video con 5, 6, 7.000 visual. Ha dimostrato di essere un canale da 30-40.000 iscritti. Poi capisco che ci siano le simpatie, le antipatie, ma è un canale che chiunque può sostenere gratis, qualora gli piacesse, con un'iscrizione e l'attivazione della campanellina. E qualora vi facesse piacere sostenerlo, questo canale, continuate ad iscrivervi perché vogliamo arrivare a 10.000 quanto prima. Quindi qui non ci sono, per parlare con noi non dovete pagare. Io non ho nulla contro chi chiede per entrare nelle chat Telegram o WhatsApp, chiede l'abbonamento. Qui potete entrare nella nostra chat WhatsApp gratis. Vi lascio il code, scansionatelo. Potete entrare gratis a parlare con noi. L'Inter è di tutti gli interisti. E per come la vedo io, rispetto alle idee degli altri, deve essere accessibile a tutti, soprattutto fare due chiacchiere con un tifoso normalissimo come me, perché io non sono uno youtuber, io sono un tifoso come voi, sia ben chiaro. Quindi grazie anche ai ragazzi, soprattutto grazie ai ragazzi, che grazie a loro siamo stati l'unico canale a fare un po' di chiarezza in questo marasma dove nessuno ne becca una, da 10 nomi di nuovi proprietari, di scadenziamenti, soci di minoranza, rifinanziamento, per quello. Per quello io oggi mi sento di dire una cosa, per il bene dell'Inter, per la comunicazione dell'Inter che verrà strutturata, penso, con la nuova gestione, perché io voglio parlare già di nuova gestione, mi sono stancato di leggere queste schifezze, perché poi alla fine sono cose che succedono. Segui. Gazzetta dello Sport. Lo leggo anche io il giornale, lo posso leggere una volta ogni tanto il giornale oppure bisogna che lo leggano solamente gli altri? Fammelo leggere, leggo solo un articolo. La Gazzetta dello Sport stamattina. Oggi l'Inter non ha nessun budget che faccia pensare a operazioni onerose la prossima estate. Si ricomincia la tiritera. L'arrivo del nuovo difensore dovrà rappresentare un'occasione. Uno può essere Chris Smalling, 30 e rotti anni anche lui, che si fa sempre male. Un calciatore è considerato ideale per guidare una difesa a 3. Quello è vero, è bravo in difesa a 3. Di enorme esperienza e pronto all'uso. Un calciatore probabilmente meglio di Konstantinos Mavropanos. Ma che è uno yogurt? Ma che roba è Mavropanos? Che non sta vedendo il campo con continuità. Ah, ecco, siccome non sta vedendo il campo con continuità, lo prendiamo noi. Correlazioni tecniche ottime sul suo conto, ferme quando era ancora allo Stoccarda. Bisogna capire una cosa, ragazzi. Qui io lo so che vogliamo bene tutti all'Inter, ognuno a proprio modo. Bisogna riuscire a capire il grande lavoro della, perché la gente confonde il grande lavoro della dirigenza con quella specie di desaparecido che è scomparso da un anno. La gente confonde il grandissimo lavoro della dirigenza che ha fatto i miracoli, che ha moltiplicato i pesci, con quel desaparecido che è scomparso da un anno, che non mette un euro da una vita. Per questo, ora dirò una cosa forte, ma la voglio dire, per questo, soprattutto per la comunicazione dell'Inter, a mio avviso, servono persone, detto in senso figurato, senza offesa per nessuno, per la comunicazione dell'Inter su YouTube, sui giornali, soprattutto servono persone non compromesse con il regime di Nanchino. Anzi, sarebbero servite persone non compromesse con il regime di Nanchino e che dicono soprattutto la verità. Perché quando te, un giornalista che fai fuori classe, che va anche in televisione, dici che i 650 milioni dello Stato cinese elargiti a Suning in 10 anni sono per l'Inter, vuol dire che o sei in cattiva fede o non ci hai capito veramente nulla. Perché lo Stato cinese ha elargito 650 milioni
in 10 anni a Suning.com, che è un'azienda che con l'Inter non c'entra nulla. Quindi servono persone non compromesse, servivano persone non compromesse con il regime di Nanchino e che dicessero la verità, perché guardate che bordello. Un'altra boiata che sta girando nelle ultime ore, dove ormai ti hanno detto che è un bond spazzatura, ti hanno detto che il prestito sapeva che Optri sapeva e non sarebbe stato ripagato, te ne hanno dette di tutti i colori. Addirittura la Repubblica scrive che, attenzione, vediamo se lo ritrovo, l'ho mandato a Tiziana, il saluto, ciao Tiziana, eccola qua Tiziana. Oh, vediamo. Comunque la Repubblica scrive che Optri sapeva fondamentalmente che questo prestito non sarebbe stato ripagato, anche perché poi io l'ho sempre detto questa cosa, Optri. Oggi Repubblica scrive: il prestito concesso ad Optri a Suning è gestito dalla divisione londinese Special Situations, che si occupa di debitori classificati unlikely to pay, improbabile che paghino. Ma di cosa vuoi ragionare? Ma anche te? No, io parlo anche a Bellinazzo. Signor Bellinazzo, non dico a lei, ma che lei è un grandissimo professionista. Ma secondo quello che ha descritto lei, mi corregga se sbaglio, lo so che lei non mi risponderà, ma io non parlo solo a lei, parlo ai fuori classe che sono compromessi con il regime di Nanchino e che non guardano per il bene dell'Inter, perché questa gente è compromessa con il regime di Nanchino e non dice la verità. Praticamente, seguitemi perché questa è la conclusione del video, concentratevi ragazzi, vi chiedo un po' di concentrazione, perché qui in questo canale ci sono persone che usano i neuroni, non ci sono i depensanti e i mononeuroni. Secondo loro, dopo che hanno detto in tutti i modi che Zhang non ce la fa ripagare, che Octri vuole l'Inter, che già qualcuno si è fatto avanti, ma loro devono difendere l'indifendibile fino in fondo. Quindi non sto parlando di Bellinazzo in questo caso, attenzione. Quindi un altro fondo, seguimi, darebbe a Zhang 370 milioni per estinguere il prestito di Octri. Quindi Zhang farebbe un altro debito per pagare gli interessi di un altro debito, perché di questo si sta trattando. Ma te pensa a che livelli siamo? Secondo loro Zhang farebbe un debito per pagare gli interessi, non il debito, gli interessi di un altro debito, oppure meglio ancora, Zhang farebbe questo debito da 370 milioni per pagare un altro debito. Quindi debito paga debito, togliamo gli interessi, qui non c'entra nulla, questo è debito paga debito, perché se no debito paga interessi del debito era la favola che lui prendeva i 100 milioni che gli erano rimasti in Grand Tower nella controllante, e con quei 100 milioni ci pagava gli interessi del debito. Per fare cosa poi non si sa, perché la domanda da fare a questi fuori classe è: ma lui andrebbe avanti per fare che? Per fare cosa? Comunque, l'ultima versione è che un altro fondo darebbe a Zhang 370 milioni per estinguere un altro debito. Poi Zhang avrebbe bisogno, per continuare, per iscriversi al prossimo campionato, di circa 200 milioni. Perché? Perché il bilancio riporta meno 30 e perché poi dopo ci sono 160 milioni di patrimonio netto da rimpinguare. Mi segui? Quindi Zhang praticamente, al di là, cioè, quindi praticamente per tenersi l'Inter in altri 2 anni, compresi gli interessi, a Zhang costerebbe 700 milioni. Ti dico le cose e poi dopo riportano i giornali, attenzione, come quando ti dicevo il 15% di interesse con un 12% composto è impossibile, non è nemmeno legale, ti sto dicendo le stesse cose in un'altra maniera ora. Al di là della bestialità di questa operazione, non ci sarebbero nemmeno i tempi tecnici per riunire il CDA dell'investitore tra un po'. Oppure il CDA degli investitori lo puoi anche riunire, ma è una bestialità questa operazione, non sta né in cielo e né in terra. Cioè, dovresti rifare una due diligence, dovresti rifare tutto. In 2 mesi non ti danno nemmeno un mutuo per una, ma non riesci a prendere nemmeno un mutuo per una banca. Ma di che cazzo ragiona sta gente, vorrei capire io. Che poi, cioè, molti sono anche dei professionisti, ma che vengono smentiti continuamente su questa cosa qua. Io ho sentito solamente una persona capirci qualcosa in tutto questo marasma, che è Alessandro Giudice, è l'unico che ci ha capito qualcosa, perché Alessandro Giudice si sente dire che a Octri conviene tenere l'Inter e Alessandro Giudice si mette a ridere davanti a questa gente. Fai bene, bravo.
Ci sono studi legali con sedi, consulenti in tutto il mondo, ma cosa vuoi fare ormai in 2 mesi? E poi io vorrei capire una cosa, no? La cosa fondamentale che io vorrei capire. Zhang chiederebbe i soldi ad un altro fondo per estinguere un altro debito, quindi debito paga debito per fare poi cosa? Ti servono altri 200 milioni per andare avanti e te no, che Zhang non aveva. Ma poi volevo capire io, ma con quale garanzie Steven Zhang va a prendere un prestito di 370 milioni? Che poi gli costerebbero 700 milioni 2 anni di interesse. Ma la domanda è bisogna fare, ma con quali garanzie Zhang va a prendere altri 370 milioni? Con quelle della pescheria dello zio? Con quali garanzie? Ma la facciamo finita di dire le azzate. Come quando voi siete chi stessi, dicevate che riscadenzava al 15. Se voi riportate quello e scrivono i giornali su YouTube e non sapete cos'è un 12% composto, non è colpa mia, ragazzi. Siete voi, non avete l'umiltà per studiare o per capire come funzionano queste operazioni. Cioè, ma ci rendiamo conto che ci sono studi legali, consulenti di tutto il mondo da riunire in 2 mesi? In 2 mesi non prendi nemmeno un finanziamento per uno scooter tra un po'. Ma di cosa state ragionando? Ma poi, a parte le garanzie Zhang non ha per prendere questi altri 370 milioni, gli servirebbero altri 200 per iscriversi al campionato. È finita! È finita! Mettetevi l'anima in pace! È finita! Ne abbiamo detto nell'ultima live, siamo stati gli unici in Italia a dirlo, che l'Inter per un periodo può passare anche a top 3 e l'unico motivo per cui passa a top 3 è che va sistemata ancora qualcosa per la vendita, per poi rivenderla. E stanno dicendo tutto quello, abbiamo detto noi, che vi piaccia oppure no, e non siamo né giornalisti né professionisti. Che vi piaccia o no, e questa è la verità. Ci sono le live, ci sono i video. Per quanto riguarda gli arabi, non mi nascondo, io ad oggi continuo a pensare che possono essere solo loro a prendere l'Inter, perché con una situazione debitoria del genere, nessun fondo ti compra l'Inter, nessun fondo. Dove sono i fondi americani che doveva comprare l'Inter? Quelli sono scappati. Come non credo, lo ripeto, lo voglio risottolineare, al fatto che l'Inter sia diventata il brutto anatroccolo che nessuno vuole. Te, se prendi un top club in Premier League, ti costa 6 miliardi. È vero che c'è lo stadio, ma te intanto prendi l'Inter, che è un top club. Perché se te a questa squadra gli metti 2 o 3 titolari, questa può concorrere con le top d'Europa, soprattutto con la struttura di ciò che ha acquisito. E un top club come l'Inter non ti costa 6 miliardi, te ne costa uno. Quindi di cosa stai ragionando? Dove vuoi andare, ogni cinese ormai? Dove volete andare? Voi siete compromessi con il regime di Nanchino e Acerbi. Acerbi, l'ultima volta voglio parlare di Acerbi, mi sono stancato. Se ha detto quelle cose è giusto che paghi, però, per come la vedo io, bisognava stare vicini al ragazzo, capire bene cosa è successo, mentre gli unici che sono stati vicini a questo ragazzo è la Curva Nord, indipendentemente dal fatto che possa aver sbagliato oppure no, perché tanto poi alla fine chi sbaglia paga, sia nella vita che nello sport. Ciao Inter!